Ciao, sono Iad Rezzoli, Eurobike 2013 per la gamma 2014. In questa occasione presentiamo il nostro nuovo progetto, la Nearco S. È uno sviluppo della Nearco. In questo caso abbiamo voluto fare ancora qualcosa di più di quello che era Nearco per andare a prendere quella fascia di mercato top. E quindi forti dell'esperienza che abbiamo avuto con la Nearco nell'anno scorso e tutte le gare alle quali abbiamo partecipato, in particolare anche la Cape Epic, sono servite come banco prova e per questo sviluppo. S potrebbe stare a significare speed, quindi abbiamo cercato il massimo della performance con questa bicicletta. E la prima cosa, anche se non si vede, abbiamo lavorato sul materiale. Abbiamo utilizzato tre tipi di carbonio diversi, quindi tre moduli diversi, da quello molto rigido a quello mediamente rigido e quello decisamente elastico, proprio per fare una bicicletta il più possibile prestazionale, dove ci sia più rigidità sulla scatola a movimento centrale. E proprio per questo abbiamo fatto un tubo obliquo molto grande, come potete vedere, che riesce poi anche ad assorbire le vibrazioni e le sconnessioni, ma molto rigido dal punto di vista della pedalata. Sia il materiale che la nuova conformazione del tubo obliquo ha permesso di eliminare il ponticello nei foderi, pur mantenendo un sistema, chiamiamolo, soft. Gli standard rimangono e le misure le stesse della Nearco, quindi abbiamo 27.2, il press fit 30, l'attacco per il derogliatore direct mount, il perno passante da 12 mm, utilizzeremo il sintesi originale. Abbiamo l'attacco del freno sull'orizzontale da 140, che con l'adattatore come in questo caso è 160. E il press fit 30, lo sterzo differenziato. Arriviamo su un'altra novità di Nearco S, è un unico punto di ingresso dei cavi che si trova da quest'altra parte. Questo permette di avere una soluzione estetica molto, molto pulita, ma anche molto efficace, perché i cavi e le guaine non toccheranno mai il telaio, quindi eviteranno di mettere delle protezioni o di usurare o rovinare il telaio. Oltretutto abbiamo ottimizzato anche il sistema dei cavi, che sono completamente integrati nel telaio, e anche questo qui è una soluzione estetica ma anche molto funzionale, che permette di fare molto bene alla manutenzione ma anche ad avere una buona efficacia della cambiata. Tutte queste soluzioni permettono anche di migliorare le caratteristiche della bicicletta, quindi renderla più performante, però hanno permesso di abbassare il peso del telaio di circa 30 grammi rispetto alla Nearco. La Nearco S infatti pesa 960 grammi da grezza, ovviamente con la verniciatura aumenta, ma di leggermente, perché abbiamo lavorato anche su quello. Il torpado, come sapete, è 27,5. In questo caso lo standard 27,5 l'abbiamo portato sull'enduro. È progetto completamente di torpado. La filosofia di torpado è quella di portare il know-how di queste biciclette vere da mountain bike, quindi biammortizzate su tutta la gamma. Per questo ci siamo affidati a un progettista esterno, Giulio Mancini, che adesso lo invito a presentare la Noriker, che è la sua creazione. Abbiamo portato la bici, che era la vecchia, chiamiamola la vecchia Moab Carbon, a una impostazione molto più race. Abbiamo portato la sospensione posteriore di corsa a 155, un angolo di sterzo di 66,5 con escursione 160, in questo caso la forcella formula da 35, ma il cuore della bici, di cui sono molto fiero, è il funzionamento del carro, che è tutto qua. Abbiamo modificato la curva di compressione da precedentemente essere regressiva, perlomeno per la gran parte della corsa, a una molto progressiva, in modo da avere il carro che ci copia tutte le piccole asperità, e poi nelle belle grosse compressioni abbiamo un bel sostentamento. Quindi anche in pedalata, in scatto, la bici reagisce molto bene, non bobba,
ed è un bel risultato perché i piloti ce lo confermano e sono molto molto contenti. Triangolo anteriore in carbonio di alta qualità, alluminio 60-61 per il carro, comunque molto leggero, molto robusto anche torsionalmente, perno passante Synthase, post mount 160, ti correggo, anche perché la tendenza è avere sempre dischi sempre più piccoli e leggeri, e sicuramente cavo integrato per un eventuale stealth. Questa che vedete è il top di gamma che ha lo stealth in dotazione, sotto i 13 kg. Questo è il banco di prova, cioè siamo partiti dalla, come dicevo, dalla vecchia Moab, abbiamo rivoluzionato tutto il cuore della, come lo chiamo io, il cuore della sospensione, e abbiamo preso dei pezzi di alluminio proprio detto alla buona e incollati con una colla speciale, e abbiamo mandato la bici ai nostri Gambirasio e Casadei. Sì, l'ho provata anch'io prima, ho fatto due. Anch'io sono un appassionato di questa specialità, però sì, insomma, loro fanno un altro mestiere.